Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne continua nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Infatti, oggi pomeriggio alle 14.45 sulla rete Ammiraglia Mediaset continuerà la messa in onda del seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I numerosi telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità di vedere la puntata che è stata registrata verso i primi di ottobre. Secondo le anticipazioni concesse in rete dal vicolo delle news, in studio si parlerà sia del trono over che quello classico. In particolare di Ida Platano. Ma cosa accadrà più tardi, subito dopo la soap opera iberica Una vita? Trono over, Marcello Messina chiude con Ida Platano. Per quanto riguarda il trono over, accadrà un fatto davvero inaspettato. La scorsa registrazione Ida Platano e Marcello Messina si erano dati una seconda possibilità. Giorni dopo, però, ci sono stati nuovi sviluppi che non hanno portato buone notizie. Infatti, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, il cavaliere ha preferito chiudere la sua frequentazione con la parrucchiera bresciana, stanco degli atteggiamenti della dama. Ovviamente questo scatenerà una serie di reazioni in studio e tra i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nessun sostituto per Joelle Milan per quanto riguarda il trono classico, dopo la cacciata di Joelle Milan in studio scenderanno solo i tre tronisti, quindi il giovane Veneto non sarà rimpiazzato. Giorni fa Raffaella Mennoia, una delle autrici della del dating show, dalla poltrona del suo ufficio si è lasciata andare a qualche confidenza con i suoi follower, spiegando che stavano per accadere molte cose. Ciao a tutti, buongiorno, sono agli Helios perché oggi registriamo una puntata di Uomini e Donne, anzi, oggi una super puntata, perché succederanno tantissime cose, ha detto la donna.